la città è unita tutta pur nelle diversità contro il debito ingiusto, odioso e illegale. Non possiamo pagare per il terremoto dell'80 e per l'emergenza rifiuti. Proprio noi che abbiamo liberato la città dal rapporto tra affari, politica e camorra, che stiamo risanando i conti, questo è un debito dello Stato e dei commissariamenti di Stato. Ci fermeremo e fermeremo la lotta quando ci cancelleranno il debito. Anzi, dopo la giornata di oggi vi dico una cosa in più, non è manco più sufficiente cancellare il debito, ci devono risarcire, perché noi siamo vittime della stagione del terremoto e dell'emergenza rifiuti. Quindi come abbiamo pagato gli interessi a loro, mo ci dovranno pagare anche gli interessi. È credibile che addirittura Napoli venga risarcita? È credibile che il debito venga cancellato, e se la lotta sarà giusta, di grande contenuto politico e di grande credibilità istituzionale, io sono convinto che questo Parlamento non potrà che ascoltare il grido di Napoli, che è il grido di tante città, di tante comunità che soffrono ingiustamente. Non trovo giusto che si trovino 12 miliardi per salvare le banche e non si riescono a trovare qualche centinaia di milioni per salvare i diritti e i bisogni degli abitanti del nostro paese, a cominciare da Napoli, la capitale del Mezzogiorno, che in questi anni ha dimostrato di riscattarsi da sola, senza cappello in mano, con tanto orgoglio e con tanta dignità. Io non sono divisivo, anche dopo la cattiveria di questi giorni, di chi si è fatto la battaglia solo personale, dico uniamoci per questa lotta, uniamoci perché è una lotta giusta che va oltre ogni appartenenza politica. Spiace chi si è defilato e spiace chi si è messo contro, ma questo appartiene a loro. Beh, mi sembra che il PD si è spaccato, io sono convinto che tanti militanti e tanti dirigenti del partito, non penso che piace vedere il partito insieme a Forza Nuova, Casa Pound e Lega Nord. Per il resto mi sembra un bel gruppo, Valente, Forza Nuova, Casa Pound, Canta la Messa, Lega Nord, mi sembra veramente un bel quadro politico, sicuramente molto lontano dal nostro. Sindaco, tu hai parlato di una delegazione, adesso che non c'è un governo, cioè con chi andrà a parlare? Andiamo a parlare, chiederemo innanzitutto l'incontro al Presidente della Repubblica, che è stato sempre attento sulle questioni di Napoli e per il quale portiamo rispetto come garante dell'unità nazionale. Poi ai presidenti delle Camere e di Senato, dei gruppi parlamentari, e in particolare ci rivolgeremo a chi ha vinto le elezioni presentandosi come il nuovo, e quindi alla prova dei fatti vedremo se sono come gli altri o se finalmente se finalmente invece ci sarà qualcuno che comincerà a pensare non tanto su con chi allearsi, con questo, con quello, ma magari allearsi con il popolo del Mezzogiorno, con Napoli e con i bisogni e i diritti del popolo italiano, che vogliono fatti e non chiacchiere a questo punto. Sindaco, stamattina anche il Movimento 5 Stelle si è schierato con questa manifestazione, anche diciamo senza essere in piazza, però ha fatto una nota formale con cui si sosteneva. Guardate, dalle interlocuzioni che ho avuto con i vertici del Movimento 5 Stelle ho fiducia che loro con i fatti si potranno differenziare da chi ha oppresso questo territorio dal debito, da chi l'ha messo sotto attacco, e di iniziare finalmente una leale cooperazione istituzionale tra chi legittimamente aspira a guidare il paese, tra chi legittimamente è forza di maggioranza in Parlamento e tra chi legittimamente per la seconda volta governa una delle città più belle e difficili del mondo, che è Napoli. Oggi abbiamo tutti la possibilità di dare una grande prova di maturità. Noi come città la stiamo dando e sono fiducioso che il Movimento 5 Stelle, soprattutto per il voto che ha avuto nel Mezzogiorno, saprà considerare questa come una battaglia giusta, e con loro sicuramente ci incontreremo nei prossimi giorni. Africana, africana, sono nata a Milano, sono Napoli.